Buon salve qui dal vostro maestro Obi-Wan Kenobi. Benvenuti o bentornati sul mio canale. Come avrete letto dal titolo, oggi andiamo a vedere la build basata sulla lancia di Gransax. Ve lo dico chiaro e tondo. La guida di oggi sarà esattamente come quella fatta sulla spada di Malenia, ovvero vedremo la lancia di Gransax inserita in una build che massimizza il suo potenziale di danno e di utilizzo e poi l'andremo a confrontare con oggetti generici. Questo ovviamente è volto a far capire alla massa di utenti che pensa che quest'arma sia effettivamente forte, che in realtà sta utilizzando un oggetto con la stessa forza di un fermacarte. Mettiamola così. Io non ce l'ho con gli utenti che la difendono, non ce l'ho con questo oggetto, non ce l'ho particolarmente con nessuno, tranne che con gli youtuber che continuano a sostenere che questo oggetto sia effettivamente rotto, effettivamente forte. È ovvio che poi i giocatori nuovi la utilizzino e pensino che sia un'arma devastante, un oggetto effettivamente utile, ma ve lo dico chiaro e tondo, questa non è un'opinione, non è una cosa personale, sono semplici valori matematici, li potete guardare tutti, basta andare sulla wiki. Questo oggetto, da un puro punto di vista di potenza, ha un solo lato positivo, ovvero che la cenere di guerra di quest'arma ha un estremo raggio d'azione, però è lentissima a essere caricata e lanciata perché sì. La cenere di guerra della lancia di Gransax va caricata al massimo per poter fare il danno più alto possibile. Adesso ve la mostro. Come vedete ci mette parecchi secondi, probabilmente nel tempo in cui la lancio un chierico del fulmine può lanciare dai 2 ai 3 fulmini caricati al massimo. E questo già dovrebbe farvi capire quanto può essere la differenza di utilizzo tra questo oggetto e altri, però andiamo con calma. Non voglio divagare troppo e paragonare questo oggetto ad armi X, perché non sarebbe giusto. Già è estremamente debole di base, non posso paragonarla con incantesimi o armi che non siano dell'elemento del fulmine, perché la cosa che a me dà più fastidio è che si continua a dire che è l'arma più forte dell'elemento del fulmine, quando questo non è assolutamente vero. Sappiate che con una build con 80 in destrezza, con tutti i potenziamenti attivi e non uno, ma ben 4 amuleti che vanno a potenziare tutto quello che è l'insieme di danni che può fare quest'arma, comunque rimane estremamente limitata davanti a oggetti ben più schifosi, perché lo dico chiaro e tondo, a livello di statistiche in teoria sono peggio di questa lancia, tipo l'alabarda del drago o la spada del drago. Per chi non sapesse di cosa sto parlando, sono quei due oggetti che si possono ammantare di elettricità e insieme a tutto ciò fanno danno da assideramento. Ho portato delle build inerenti a questi oggetti e chi le ha viste dovrebbe sapere che tali armi possono sfruttare amuleti e oggetti che vanno a potenziare il loro attacco in maniera esagerata rispetto a quello che può fare quest'arma. Sappiate che in questa build il danno massimo che può raggiungere la lancia di Gransax è 1063, se non mi ricordo male, ed è basso, perché anche una lancia di base o un pugnale applicato a una qualsiasi cenere di guerra con colpi multipli e gli amuleti di Millicent lo può superare. E la cenere di guerra non fa tutti questi danni, perché il danno totale è di 3800, se non mi ricordo male. Ok, sono in NG più 6, ma sullo stesso bersaglio, con le tempistiche di carica di questo oggetto e della sua abilità, ne faccio 3 di cenere di guerra di un'altra arma e lo uccido 3 volte, perché magari faccio una cenere di guerra con colpi molteplici, che va a fare molteplici danni e va a far partire molteplici effetti che possono essere messi sull'arma o sul personaggio, e tutto questo stando sempre dentro al discorso della destrezza e del danno da fulmine. Infatti faremo tutto con questa build, con quella che vedremo per la lancia, senza andare a fare paragoni con altri oggetti. Però, prima di partire, voglio fare una puntualizzazione sulle clip dei boss. Ho scelto 3 boss che ho portato di recente in 3 video diversi, con 3 armi diverse, dato che mi è stato detto che quest'arma doveva essere nella tier list delle 15 armi più forti per
del gioco, ma io non la metterei nemmeno nelle 15 più deboli. Diciamo che vorrei farvi solo pensare a questo paragone. Le tre clip sono contro il drago di magma che si trova nella grotta per andare all'alto piano di Altus, contro il guardiano barra avatar, adesso non mi ricordo mai il nome, dell'albero a Kaelid, quello più a destra, e contro il gargoyle, sempre a Kaelid, che sta davanti alla cattedrale dove si trova Maliket, ok? Quei tre nemici, con altre armi e altre build, letteralmente li uccido con uno barra due colpi. Il drago di magma con la bufera di Zamor e la build con la spada di Milos con due bufere di neve lo lascio col 10% di vita. Letteralmente c'erano i portatori dello scudo che potevo stare fermo, lo ammazzavano loro. Uguale per il guardiano, che basta una qualsiasi arma a fuoco. Io ho usato la spada blasfema, se non mi ricordo male, in una delle clip che ho fatto di recente, e gli ho levato metà vita con una build tank che non va a massimizzare minimamente il danno dell'arma. E il gargoyle, se non sbaglio, l'ho scoppiato più di una volta con varie build con pochissimi colpi. Lo so, come ho detto prima, non andremo a paragonare questo oggetto all'interezza di ciò che vi offre il gioco, ma solo ad armi generiche e a cosa può fare un determinato oggetto se buildato in un determinato modo. Quello che voglio farvi capire è semplice. La lancia di Gransax non è l'oggetto più debole del gioco, ma rispetto a quelli veramente tanto forti e alla linea di livello di danno che uno può dare a un qualsiasi equipaggiamento generico, è troppo basso. Questo oggetto, per essere utilizzato, vi richiede 40 punti statistici in destrezza e 20 in forza, per non considerare che è una lancia pesante, quindi come vedete io ho un'armatura non leggera di più, perché è quella di Malenia. E questo non sembra, ma va a causare un bel po' di problemi a chi utilizza quest'arma. E ultima cosa, prima di andare a vedere gli oggetti, e questa è la cosa forse più importante del video, perché qua mi sa che ancora qualcuno nei commenti non l'ha capito e non ha bene tarato come si calcola se un'arma sia forte o meno. In Elden Ring ci sono 713 livelli, ok? Bene, un'arma non viene considerata forte se a livello 713 ci uccidete i boss. Il livello di forza, dove normalmente le armi vengono misurate per essere rotte, forti, deboli, mediocre, buone, è tra livello 100, 150 e 200, dove potete avere una singola statistica al massimo e magari qualcosina in più, ma già sopra il livello 200 voi potete massimizzare due statistiche, quasi tre. Quindi diventa completamente inutile fare congetture sulle armi. Dopo lì, anche se girate a mani nude, potreste uccidere un boss volendo. Quindi ricordatevi questo: quest'arma è debole, ma entro il livello dove normalmente la gente va a fare il PvP e dove normalmente i giocatori come me tengono le build, quindi 100, 150 e massimo livello 200. Tutto quello che viene dopo è superfluo, qualsiasi oggetto diventa forte, qualsiasi arma diventa utilizzabile, quindi prendete quello che sto dicendo solo per quello che riguarda quei livelli. Se voi avete finito il gioco 22 volte con quest'arma, siete bravi, ma se avete finito il gioco a più di 200 o 300 livelli sopra il livello massimo della storia in cui siete, non è che faccia molto testo, mettiamola così. Detto questo, spero di non avervi fatto perdere troppo tempo, lo so che sono un pochino ripetitivo, ma voglio farvi capire esattamente quello che devo far capire a tutti quelli che mi scrivono nei commenti difendendo quest'arma spada tratta, anche se è un pochino debole. Diciamo che possiamo andare a vedere tutti gli oggetti che compongono questa build. Bene, quella che state vedendo è la build su cui ho collocato la lancia di Gransax. Prima di parlare dell'arma, andiamo velocemente a vedere tutto questo personaggio, come è composto. La build ha le statistiche volte a destrezza, perché ovviamente per massimizzare i danni di questo oggetto serve quel valore. Ho risparmiato in fede utilizzando il pugnale con voto aureo, così posso avere più punti in altri valori. C'è il solito pugnale con il passo del limiere,
un sigillo X per lanciare gli incantesimi di base, fiamma dammi la forza, e l'altro è l'incantesimo che ammanta le armi con l'elemento del fulmine, ovviamente per farvi vedere poi la comparazione con altri oggetti. Un'armatura leggera X, scegliete quella che vi pare, ho preso quella di Malenia perché era bella a livello estetico, e non uno ma quattro amuleti che vanno a potenziare la lancia e la sua abilità, quello dello scorpione dell'anno da fulmine, quello di Alexander per la cenere di guerra, quelle di Godfrey sempre per la cenere di guerra, perché questo va a potenziare tutte le abilità caricate. E la nostra cara lancia di Gransax lancia un bel fulmine caricato, quindi va ad applicarsi anche questo. E l'amuleto che aumenta tutti i danni a vita massima, anche qui va ad applicarsi a tutto. Ovviamente nel balsamo si va a potenziare il danno da fulmine e a dare punti azione gratis per 8 secondi, e tecnicamente questa è la build, detta molto velocemente e molto, diciamo, in maniera da far capire che non c'è uno, non ci sono due, ma ci sono una vagonata di potenziamenti che vanno ad applicarsi a quest'arma. Ve lo dico subito, normalmente le armi con cenere di guerra che vanno con tutti e due questi amuleti hanno dei danni illegali e mediamente ci shottate i boss anche in NG più 5, più 6 dove sono io adesso. Non so, vi ricordo i fasti cariani, tipo la cenere di guerra più forte del gioco, che arriva a levare dai 10 ai 20.000 in base al boss contro cui andate e alla run in cui siete, che shotta bene o male quasi qualsiasi nemico, ok? Contro quest'arma che nonostante tutti i potenziamenti leva 3, 4.000, non di più, anzi, se non mi ricordo male, nella clip contro il guardiano, quello che è Elid, leva 2200, ok? È resistente a questo elemento, se non mi ricordo male. Però i danni sono veramente tanto tanto bassi. Se voi considerate le build che ho portato di recente con le armi a sanguinamento o a fulmine, dato che le faccio sempre con le due versioni, i danni base che vedete in alto a destra, che quest'arma, come ho detto prima, raggiunge sì e no i 1100, proprio massimo massimo, raggiungono con l'arma più debole i 1800 e i 2200, con la versione del fulmine, con la versione del sanguinamento superano i 2500 e vabbè, lasciamo perdere. In più, come ho detto prima, la cenere di guerra di quest'arma è estremamente lenta. Quindi nel tempo che la lanciate, per quanto voi possiate colpire un avversario dall'altra parte del mondo, letteralmente è il fucile da cecchino di Elden Ring, quest'arma, e non posso dire nulla, è così, al raggio più elevato del gioco. Penso che l'unico altro oggetto barra abilità sia l'arco di energia dell'astrologo, con lo stesso raggio. E poi. In quel frangente va bene, ma il danno comunque è molto basso. Dicevo, se utilizzate la sua cenere di guerra, con una generica la fate due o tre volte e superate il suo danno in maniera abbastanza veloce. Ma soprattutto guardatela, più 10 con C in destrezza e D in forza, e vi richiede 40 per essere utilizzata. Ok? Un'arma speciale come questa, che non può ricevere affinità, non può avere degli scaling così bassi e una cenere di guerra che fa così pochi danni. Se no è ovvio che qualsiasi arma generica che può ottenere una cenere di guerra e un'affinità personale sono automaticamente più forti. Punto. Sono tutte più forti le armi generiche di questo oggetto. Perché quando ci mettete l'affinità incisiva, lo scaling a destrezza o è B o è A. Poi ci andate a mettere sopra un'affinità al fulmine o un'affinità comunque data da un incantesimo, come in questo caso, l'andate ad ammantare di elemento del fulmine che va a scalare con i vostri 80 di destrezza, e il danno aumenta ulteriormente. Per non considerare che, ripeto, quest'arma ha un limite che non può essere superato perché i potenziamenti sono quelli, potreste aggiungere lo stendardo o altra roba, ma sono potenziamenti fissi. Con questo oggetto, gli amuleti di Millicent, che sono potenziamenti che vanno a scalare, non li potete usare. Con le armi generiche, sì, perché vi basta mettere una cenere di guerra che sfrutti quel potenziale. In più, una cosa molto molto importante, quest'arma se la giocate senza spiriti, cosa che io non ho fatto, perché ovviamente nelle clip io evoco sempre i portatori dello scudo che danno comunque una mano, ma ci sono molti giocatori che non vogliono evocare, voi la cenere di guerra caricata non la riuscite a tirare.
contro determinati boss tipo Malekith nella seconda forma, contro Malenia, cioè è difficile riuscire a sfruttare questo oggetto perché è troppo lento e fa troppi pochi danni. Detto questo, quello che faremo adesso sarà andare a vedere il massimo potenziale di danno della cenere di guerra e degli attacchi base. Però guardate bene una cosa: quando andremo a vedere le armi generiche, dato che mi sono preso la briga di prendere un bel po' di oggetti, cioè tipo la lancia base con la cenere di guerra a tornado con la tempesta, l'Ughi Katana con il taglio rotante, qui c'è la zanna lunga con un'altra cenere di guerra ancora, diciamo che potrebbe essere frustrante per voi vedere un'arma generica superare di molto i danni della vostra arma preferita. Lo so, è già successo con la spada di Malenia, ma ripeto, voglio far capire a chi mi segue cosa effettivamente stanno utilizzando. Già come vedete lo scaling A, B, A, cioè sono tutti e due A, le due katane, e a B la lancia, quindi sono già automaticamente più alte. Adesso i danni di base ovviamente sono più bassi, ma perché questi oggetti possono ottenere l'affinità che la lancia ha già. Ah, una cosa, tanto per andare a girare il coltello nella piaga: l'oggetto che vi dà Placidusax, l'altro drago, ha comunque lo scaling più alto. Fa schifo uguale, perché questo, vabbè, lasciamo perdere, però ha lo scaling a destrezza B. Comunque, tanto per dirvelo, diciamo che adesso possiamo effettivamente andare a vedere la potenza di quest'arma. Ok, possiamo partire. Adesso andiamo a vedere i danni solo della cenere di guerra. Ricordate che sono in NG+6, quindi se siete nelle prime run ovviamente i danni saranno maggiori, ma saranno anche maggiori i danni di tutto quello che andremo a vedere all'interno di questa guida, quindi non solo della lancia. Foto aureo, fiamma, dammi la forza, beviamo il balsamo, ricarichiamoci i punti azione e poi partiamo. E 1 3731 e 2 e 3. Vabbè, questi li ammazzo così, tanto au. Ok, via. Il danno di quest'arma di base, ah no, 967, perché sono già finiti i potenziamenti e allora dopo li riattivo, così vediamo un attimo qual è l'effettivo danno. Anzi, facciamo che lo facciamo subito riattivando tutto. Mi ricordavo che superasse i 1000. Forse mi sto sbagliando e avevo attiva anche la runa maggiore di Godric, però. E 2. E 3. No, mi ricordavo bene. 1063. Che tecnicamente parlando, anche se la usate a due mani, è estremamente poco. Come vedete, cioè, il danno è molto, molto, molto basso. Sì, la cenere di guerra fa i suoi danni, ma anche essi sono molto 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 bassi per essere, ripeto, un'arma che costa così tanto. Continuo a sostenere che l'unica persona sana di mente che mi ha detto una cosa intelligente su questo oggetto sia quell'utente che mi ha commentato sotto il primissimo video dove ho nominato questa lancia, e lui mi ha detto: io ho una build destrezza, posso utilizzare la lancia, la uso al posto dell'arco, non la uso come arma primaria perché i suoi danni sono bassi. Quindi ci cecchino la gente da un chilometro e poi quando vado contro i boss semplicemente la tolgo dall'equipaggiamento e cambio build. Adesso, tanto per rendere la cosa divertente per me, ma molto meno per voi, andiamo a vedere tutti quelli che sono i danni con le altre versioni di build. Ovviamente vi faccio vedere la versione una singola volta, perché tanto poi sarà uguale per tutte le varie armi, e dopo andiamo a vedere tutti i danni dei vari oggetti divisi. Allora, quella che state vedendo è la build leggermente modificata, le statistiche sono le stesse, giustamente non è cambiato nulla, cioè sì, in realtà ci sono 5 punti più in destrezza che non servono assolutamente a nulla, perché uno dei due amuleti di Millicent vi dà più 5 punti in destrezza. Questo vi fa capire che se aveste adattato la build per oggetti generici avreste risparmiato 5 punti in destrezza e avreste potuto collocarli in un'altra statistica in maniera da poter avere magari armature migliore o oggetti più pesanti, in base ovviamente alle vostre necessità. Come vedete, ho cambiato due amuleti, ho messo entrambi quelli di Millicent, che vanno a potenziare tutti i danni consecutivi, quindi più ne fate di fila, più saranno potenti. Nel balsamo c'è la lacrima con lo stesso identico effetto,
quindi ci saranno tre potenziamenti dello stesso tipo e noi andremo a utilizzare la lancia con cenere di guerra, echi di tempesta, la zanna lunga con il taglio rotante e l'ughi katana con il doppio taglio. Sono tre cenere di guerra multiple, quindi che fanno più colpi. E uno potrebbe dire, ah, bello sforzo, utilizzi solo oggetti fatti in maniera che superino la lancia. In realtà è l'intero video fatto apposta. Sappiate che lo scopo di questo video è far proprio vedere che tutto quello che potete utilizzare a livello generico all'interno del gioco può avere potenziamenti migliori e superare di gran lunga i danni della lancia. Quindi vedrete che gli avversari moriranno in meno tempo e i danni saranno nettamente superiori. In più, una cosa, la cenere di guerra che ho messo sulla zanna lunga, ovvero il taglio rotante, è la stessa della alabarda del drago, che dovrei avere degli equipaggiamenti. No, non ce l'ho perché non la posso utilizzare, perché se non sbaglio costa 25 in forza e c'ho 20. Comunque è la stessa identica cenere di guerra, quindi quell'arma, come dicevo all'inizio, oltre a sfruttare il fatto che quando l'attivate si ammanta di elettricità e causa assideramento, può utilizzare i due amuleti di Millicent e superare nettamente la lancia di Gransax per quello che riguardano i danni. Quindi continua a sostenere che non sia l'arma del fulmine più forte. Detto questo, andiamo a vedere quello che è il potenziale di queste armi generiche. Partiamo. Voto aureo. Fiamma dammi la forza. Ammantiamo l'arma dell'elettricità. Recuperiamo i punti azione. Beviamoci il balsamo e andiamo. Guardate. Allora, in teoria, i danni massimi, purtroppo, la cenere di guerra li fa con la seconda andata. L'ho quasi shottato il gigante. Cioè, morto. I danni sono 1400, 1100, secondo me arriverebbero anche più in alto, semplicemente il difetto degli amuleti di Millicent, come dico sempre nelle build che ho già portato sul canale, per chi mi segue lo sa già, non è tanto la prima raffica che fa danni, ma la seconda e la terza, perché voi dovete caricarli con le combo che fate e poi il danno arriva al massimo e deve rimanere costante il livello di colpi, quindi anche se è arrivata a quel danno probabilmente è molto più alto, solitamente è così. E adesso direi che possiamo andare a vedere anche gli altri oggetti, tanto perché così vedremo abilità diverse con armi diverse e scaling diversi ottenere diversi potenziamenti. Adesso andiamo con la zanna lunga. Vi voglio chiedere una cosa, provate a guardare il tempo che ci metto a uccidere il gigante con la zanna lunga e il taglio rotante. Lo so, è la combinazione più forte di queste armi generiche, però vi dico questo, dura di meno il mio attacco adesso che una singola cenere di guerra della lancia di Gransax. Morti, morto. Il danno è 1400-1800. Come ho detto, gli amuleti di Millicent variano molto mentre combattete e mi ricordavo che quest'arma superasse i 1800 abbondanti, quindi è passato solo per un secondo, quindi se volete fermare il video per essere più sicuri al 100% sono 1822, tipo 1830, non so esattamente quanto fossero, però già con altre build avevo abbondantemente superato quel valore con quest'arma, anzi probabilmente se fosse stato un nemico più forte, con più vita, avrei superato i 2000, perché comunque gli amuleti di Millicent continuano a macinare danni. In più è partito il sanguinamento, cosa da tenere abbastanza d'occhio, dato che volendo avrei potuto mettere la maschera di Varre e magari l'amuleto del sanguinamento, ma ripeto quello che ho detto prima, non andiamo a utilizzare oggetti in più che vanno a snaturare la logica della build. E adesso proviamo l'ultima arma, l'ughi katana, quella che tra le tre è la più generica, dato che ve la dà la classe base del samurai. Andiamo con l'ultima arma, solito voto aureo, fiamma dammi la forza, mettiamo il fulmine sulla nostra ughi katana, recuperiamo i punti azioni, arma a due mani e andiamo. Stiamo attenti perché questa abilità è un po' particolare. Olè, ho praticamente ucciso il gigante con una sola andata della cenere di guerra. Danno 1400-1845. Ecco, e lì era ben visibile perché si è proprio letto. Quindi
voi avete appena visto un'arma base che vi dà il gioco quando startate con un personaggio superare di quasi il doppio, no, perché vabbè, sarebbe 2000, però 1845 per un oggetto che parte con meno danni di un oggetto speciale che il gioco vi dà. Ah già, mi ero dimenticato, ma è più 24 lui katana. Ok, non calcolate questa cosa, avrebbe ancora più danni. Quindi la situazione è ancora più tragica. E sì, lo so, questa lancia può colpirvi da 1,5 km, è più vantaggiosa in alcuni punti del gioco, può essere forte contro i boss che incontrate in giro per la mappa, ma personalmente parlando, contro quelli nelle arene, no. Come ho detto prima, per me l'unica cosa intelligente è utilizzare la lancia di Gransax solo ed esclusivamente al posto dell'arco, niente di più. Detto questo, direi che possiamo andare a trarre le nostre ultime conclusioni, anche se so che a molti non piaceranno, e poi vi lascerò semplicemente alle clip contro i boss. Non vi faccio vedere dove si trova la lancia, perché comunque penso che tutti lo sappiano, la recuperate nella capitale sopra la lancia, nel senso che c'è piantata al suolo la gigantesca versione della lancia di Gransax, che è il drago pietrificato, voi la scalate e trovate la lancia a metà del manico, quindi diciamo che raccoglierla e recuperarla non sarà molto difficile, ma direi che possiamo andare avanti. Siamo finalmente giunti alla conclusione di questo lunghissimo e dolorosissimo viaggio. Quello che ho fatto in questa guida, spero si sia capito, era mostrare a quei giocatori che difendono costantemente a spada tratta questo oggetto, che a livello numerico, quindi a livello incontestabile da molti punti di vista, sia effettivamente un'arma mediocre, non raggiunga nemmeno oggetti di base con aggiunta di particolari potenziamenti ottenibili senza troppi problemi all'interno del gioco. Quello che ho mostrato è questo, né più né meno, però io non vi dico di credere a tutto quello che vi ho fatto vedere, non vi dico di credere a tutto quello che avete visto o che avete fatto fino a questo momento. Quello che dovete fare è semplice: andate sul vostro gioco, se avete voglia di valutare quest'arma come ho fatto io, prendete altri oggetti che potete trovare all'interno di Elden Ring e li comparate, li provate e vedete se effettivamente ha senso venire a esporre le vostre opinioni sotto, magari nei commenti, dicendo che questo è effettivamente un oggetto forte. A me non dà fastidio il giocatore che lo utilizza, essendo consapevole di quello che ha in mano, ma comunque tira dritto nella trama del gioco. A me non frega niente. A me dà fastidio che una persona vi venga a dire: no, guarda, quello che hai detto tu è sbagliato, quest'arma è forte, punto. E dopo quasi 150 video su questo gioco e su più di 100 build portate, penso di avere abbastanza esperienza sui livelli numerici di danni e abilità inerenti al gioco per dirvi che quest'arma è molto 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 debole e dovrebbe essere potenziata. Diciamo che potrebbe fare molto molto di più, soprattutto per essere un oggetto leggendario che va a legarsi molto con la trama di Elden Ring. Come ho detto, per favore, cercate di pensare con la vostra testa e di valutare prima di accusare o di difendere tutto quello che andate a sentire che vi garba o che vi piace all'interno del gioco. Non è detto che quello che state dicendo sia effettivamente giusto, e questo purtroppo a me dà molto fastidio, soprattutto perché molti youtuber, come ho già detto in precedenza in altri video, molto spesso fanno guide e build solo per rendere contenti gli utenti, ed è una cosa sbagliatissima, perché poi c'è gente che si lamenta che non riesce ad arrivare a fine gioco con determinate build o determinati oggetti perché si rivelano esageratamente deboli o controproducenti per varie tipologie di dinamiche, tipo l'utilizzo delle armi sacre. Ma questa è un'altra, diciamo, frazione del gioco, è un'altra parte, l'ho già spiegata in un altro video. Detto questo, io non ho altro da dirvi. Spero che il video vi sia piaciuto e vi sia servito. Se non vi è piaciuto e non vi è servito, amen. La cosa
non mi frega particolarmente, ve lo dico chiaro e tondo. Detto questo, qui dal maestro Obi-Wan per Hobby è tutto. Come sempre, che la forza sia con voi. Vi ringrazio del supporto e dell'attenzione che mi date. Detto questo, ci vediamo a un prossimo video.